Ieri sera, presso la sala giunta del comune di Songavazzo, gli amministratori di Rovetta, Clusone, Piario, Cerete, Pontenossa, Parre e Songavazzo, i rappresentanti della Camera di Commercio e del Credito Cooperativo della Valle Seriana e di Due Proloco hanno firmato la convenzione nel servizio. Sentiamo le interviste a Francesco Ferrari, sindaco di Parre, Guido Giudici, sindaco di Clusone, Stefano Savoldelli, sindaco di Rovetta ed Angelo Capelli, sindaco di Pontenossa. Grande opportunità, noi abbiamo insieme agli altri comuni colto questo, diciamo, questa possibilità di valorizzare sia le attività commerciali dei nostri paesi, ma anche quelle che sono le iniziative dei vari comuni. Questa, diciamo, è un'iniziativa che va a cogliere un aspetto importante che è il rilancio commerciale dell'intero territorio. Io mi auguro che il distretto si allarghi, chiaramente i comuni che mancano vengano anche loro in questa bellissima esperienza e avventura. Parre ha partecipato e partecipa attivamente come sempre, sono molto contento anche per i miei commercianti, cercheremo di mettere a frutto questa opportunità che ci vedrà protagonisti anche in futuro per quello che riguarda tutte le iniziative e i bandi della Regione Lombardia. Sì, ma direi che la promozione commerciale deve avere un senso se coinvolge tutta la zona. Uno non può fare il commerciante per conto suo, ogni comune non può fare proposte per conto suo. Abbiamo avuto ed abbiamo le proposte della comunità montana, questo è un altro percorso che consente di mettere insieme il pubblico e il privato in maniera tale di dare un percorso che sia condiviso, perché solo con la condivisione riusciamo a portare a casa dei risultati, dei finanziamenti e dei risultati degli obiettivi che non siano gli obiettivi dell'orticello proprio. Il distretto di Clusone Alta Val Seriana comprende 6 comuni che sono limitrofi a Clusone, che fa da capofila, che coinvolge ovviamente oltre ai comuni un numero considerevole di privati, attività commerciali e artigianali che costituiscono l'ossatura di questo distretto. Quindi la combinazione pubblico-privato è una scelta che la Regione Lombardia, come assessorato al commercio, ha voluto imporre come linea guida per lo sviluppo del commercio in Regione. Noi abbiamo colto questa sfida in tempo di record, visto anche il rinnovamento amministrativo. La scadenza del bando è il 30 luglio, questa sera con la firma abbiamo concretizzato il lavoro svolto in queste ultime settimane. Sì, è stata un'adesione importante, credo anche da parte di alcuni operatori al di fuori del centro storico, è stato cospicua l'investimento che è stato inserito all'interno di questo bando di concorso, direi che la cosa più importante è comunque la costituzione del distretto commerciale, che permetterà quindi anche al Comune di Pontenossa, che grazie anche alle modifiche urbanistiche degli ultimi anni ha inteso rilanciare il suo ruolo anche come polo di servizi e quindi con una particolare attenzione al commercio. Ci auguriamo di essere finanziati e che quindi possano essere ricompensati anche gli operatori che di Pontenossa hanno deciso di aderire a questa iniziativa.